Oggi poche parole e di fretta, direzione Kyoto. Vado a prendere lo Shinkansen. Allora, ce l'ho fatta a trovare il binario, è stato un casino. Se è la prima volta che prendete lo Shinkansen, venite con tempo. Qua segna 9:39 Nozomi, è il mio, tra un po'. È un vero casino orientarsi. Oltretutto ero andato in una linea che diceva Shinkansen, invece erano gli Shinkansen locali, quindi se avessi aspettato là avrei perso il treno. Però chiedete, sono tutti molto gentili e sicuramente vi daranno una mano. Ci sono diversi tipi di treni sulla linea. Il Nozomi, questo che prenderò io, è uno dei più veloci, anche se diciamo forse uno dei primi che entrò in servizio come tipo di treno e tratta, e supera abbondantemente i 300 km orari. Allora, mentre aspetto che il treno prima del mio parta, vediamo un po' di cose interessanti. In generale sui cartelli delle stazioni, ma anche in metropolitana, troverete che le scritte saranno praticamente in tre forme. Diciamo l'unica facilmente capibile da noi è quella che loro chiamano romani, che ecco, la vedete ora, dove dice, vedete, Nozomi, Nozomi, Kodama, eccetera. Però subito dopo comparirà una forma, forse la più semplice che potete trovare in giapponese, che è in hiragana. Vedete giallo Nozomi, cioè, e poi sotto quello blu è Kodama, quindi è un, diciamo che è un alfabeto sillabico fondamentalmente. E inoltre poi troverete anche la forma, diciamo, più complessa, che è quella formata da hiragana, katagana e kanji assieme. Un bel casino, perché loro nella magari stessa parola, non solo frase, mischiano i tre alfabeti. Allora, è cambiato la lingua, però, l'alfabeto. Comunque, il motivo per il quale appare qua la scritta reserved è perché su questo genere di Shinkansen ci sono dei vagoni che sono per chi ha il biglietto con il posto a sedere prenotato, e questi sono i reserved, e poi ci sono dei vagoni invece liberi, dove se trovi posto ti siedi, se no stai in piedi 2 ore, però è un'altra possibilità. Infatti io non ho preso il biglietto di ritorno perché non so a che ora voglio tornare, e dico magari al limite se proprio starò in piedi, vediamo, perché potrei dirigere all'ultimo momento di voler fare qualcosa domenica, non voglio essere legato all'orario per ora. Allora, 10D la bici. Ok, 10D. Allora, manca un minuto alla partenza, testiamo la proverbiale precisione e puntualità dei treni giapponesi. Si dice che i giapponesi vengano a Roma in tour alla stazione per vedere i treni che partono in ritardo. In effetti è 39, precisissimo il treno è partito. Ah,
arrivati a Kyoto con lo Shinkansen che parte. Un'altra piccola cosa, ricordarsi di stare a sinistra qua anche quando si scende, perché diciamo la corsia di destra è riservata a chi va più rapido, cosa che per noi è strana perché normalmente noi stiamo a destra. E mentre aspetto l'orario per fare il check-in, mi sono fatto una passeggiata a Nishiki Market, quindi questa stradina di bancarelle, di cose anche da mangiare all'aperto, street food. Allora, dietro di me c'è questo negozio che si chiama Micro Pig. Questa è una cosa tipica, insomma, in Giappone. Ci sono questi, come ci sono i Med Caffè, ci sono dei posti dove tu vai a prenderti un caffè o un gelato, una cosa del genere, tipo il nostro bar fondamentalmente, però con degli animali. In questo caso dei piccoli porcellini, che li puoi accarezzare, che stanno là, però ci sono anche con i gattini, con i cagnolini, eccetera. Il che naturalmente è un po' per noi abbastanza strano, ecco, no? Però De Gustibus, dopo un lungo, ma lunga ricerca, perché poi vi spiegherò che casino che è questo fatto che in Giappone le strade non hanno nome, e si ricorda la famosa canzone Streets Have No Name, secondo me l'hanno scritta stando qua in Giappone.
Allora, questa dovrebbe essere la chiave. Andiamo a vedere com'è la stanza. Oh, carina. Perfetto, signori. Però, diciamo, andiamo a vedere cosa mi sono portato. Io non volevo portarmi in giro la valigia perché sia oggi che, per esempio, mi sono fatto una passeggiata aspettando a questo mercato, sia l'ultimo giorno che devo lasciare l'abitazione per le 10, volevo essere leggero. Allora mi sono portato dentro questa borsetta rossa che vedete, c'erano le scarpe, queste da diciamo da doccia, che l'ho attaccata così. Qua c'è tutto quello qua dentro, questo zainetto piccolino, tutto quello che mi serve per questi 4 giorni. Poi ho portato la macchina fotografica, la mia Sony A7C, il telefono, questo pacchettino dove tengo il passaporto, i soldi, eccetera, e poi la Insta360 Go 3, che è questa che sta registrando ora. Qua dentro c'ho anche, oltre l'obiettivo che c'è là, quello standard, il 28-60, ho un 24-28. Da cosa si capisce che un italiano è un uomo disperato? Da quando è contento di aver trovato caffè istantaneo. Cioè, penso che in Italia l'avrei buttato nella spazzatura, però oggi come oggi ho proprio bisogno di un buon caffè, avrei bisogno. Questo non sarà buono, ma almeno è caffè. Allora, molto interessante e carina questa strada di questo quartiere Guion, che effettivamente ho controllato, è così Guion, nel senso G-I-O-N, che è fatta tutta di piccole casette, piccole casette di legno, quantomeno delle paratie di legno, eccetera. Deve essere forse più bello vederla di giorno per apprezzare meglio l'architettura, però è comunque molto interessante, anche perché, come vedete, è una zona di passeggio. Ora sono andato magari in una zona un po' più appartata, giusto per avere un po' di poter parlare. Però molto interessante se avete una serata da spendere a Kyoto e volete farvi una passeggiata e magari fermarvi da qualche parte a mangiare. Teramachi. È vero che è una città con tante luci,
soprattutto nelle strade, diciamo, naturalmente dello shopping, però è vero anche che sono le 7, praticamente sta chiudendo tutto, quindi diciamo che non sembra una città particolarmente notturna, è forse una città più da esplorare di giorno, come forse è giusto che sia. But which is which, that you have to tell me. So, see, like for example, oggi tanto Yaki, che era una cosa che volevo provare da parecchio. Oltretutto ho trovato questo posticino stasera che con 380 yen, quindi 2,50 euro, c'ha 6 tatoyaki e una birra. Vabbè, proviamo. Comunque, per chi non lo sapesse, i tatoyaki sono delle palline di fondamentalmente di farina fritta e con dentro un pezzo di polipo. Devo dire che sono buone, mi piacciono. E sì, come ci direbbe in dialetto calabrese, sono ubeto. Praticamente mi sono ordinato altri 6 tatoyaki per la clamorosa cifra di 200 yen, quindi 1,20 euro circa, eccoli qua. La birra già ce l'avevo, mi pare che vada bene così. Oggi esageriamo. È finito di mangiare i miei 12 tatoyaki più la birra, che come dicevo un pochino esagerato, però avevo veramente voglia, e torno verso l'albergo, perché anche se è prestino, domani mi aspetta una passeggiata importante, io presuppongo circa almeno 4 ore tra andata e ritorno a un tempio che bisogna salire tutta una collina, eccetera, quindi insomma in più è anche in salita, meglio andare a recuperare forze e partire domani mattina di buona lena. Allora, stamattina bella passeggiata fino al Fushimi Inari Daisha, un tempio che è famoso per essere questo che ha, bisogna passare, andare su una collina passando sotto tutti i tori rossi, e sarà una lunga camminata, però vale la pena sempre, anche perché fa bene, soprattutto per i grassottelli come me, camminare va sempre ad aiutare un po'. Comunque, per chi se lo chiedesse, qua in Giappone la benzina è a poco più di 1 euro, 167, tenete conto che 1,160 euro, quindi 1,05 euro più o meno. Andando verso la mia destinazione, diciamo che finale dovrebbe essere il Fushimi Inari, mi sono trovato questo altro tempio, l'entrata. Ora vado a dargli un'occhiata, vediamo. Tofukuchi credo si chiama questo. Oh, che bello.
Ed ecco qui il foliage che cercavo, quello che avevo cercato invano a Tokyo in vari parchi e invece ho trovato qua a Kyoto. Bello. Bello, super bello. Allora, questo posto, questo giardino zen del Tofokuji venne creato 780 anni fa da un prete che fu il primo a essere stato insignito dell'onore di essere prete imperiale. E creando questo tempio, di cui per ora abbiamo visto solo il giardino, anche perché gran parte del tempio è in ristrutturazione, quindi insomma un po'
con questa architettura zen. Quindi viene detto tempio zen, però in realtà zen si riferisce all'architettura, non è una religione. Il tempio è buddista. E mi è sembrato veramente finora stupendo il foliage, l'uso degli spazi, i colori. Certo, bisogna dire che sono stato fortunato, perché effettivamente questo, anche non sapendolo, quando ho preso un po' i biglietti del viaggio, in realtà i due migliori periodi per venire in Giappone sono il periodo della Nami, quindi il periodo della fioritura dei ciliegi verso, credo che sia tipo maggio, comunque la nostra primavera, e poi l'inizio inverno, fine autunno, inizio inverno, perché è un periodo secco dove non piove e normalmente appunto c'è un bel foliage. Ok, direi che è ora di lasciare il Tofokuji, perché se no io all'altro non ci arriverò mai. Il posto comunque era meraviglioso, assolutamente da vedere, quindi non mi pento di essermi fermato, ma è molto grande il sito e ci vuole tempo per visitarlo, quindi continuiamo.